caldo record ad ottobre in tutto il Friuli Venezia Giulia, i valori più alti mai registrati delle temperature del mare, in montagna e in pianura e molto vicini al picco massimo anche sulla costa. In golfo l'acqua quota 21 gradi di media contro i 19 delle medie storiche, ecco il perché della raffica di tuffi fuori stagione. Misurazioni dell'aria nell'Isontino vicine ai 28 gradi e temperature in montagna che hanno toccato i 19. Sì, abbiamo vissuto questo mese di ottobre con valori straordinariamente elevati, specie in questi ultimi giorni quando addirittura in quota avevamo una massa d'aria in montagna di 11, quasi 12 gradi in più rispetto al normale, temperature di 4-5 gradi in più anche sulla pianura e sulla costa. Abbiamo chiuso appunto il mese di ottobre con temperature alte, ma adesso le cose stanno un po' cambiando e iniziano ad arrivare correnti un po' più umide da sud-ovest. La svolta meteo però arriverà proprio tra la serata di oggi e la giornata di domani, portandoci realmente in un'atmosfera autunnale dopo una sostanziale porzione di estate bis. Sì, le condizioni cominciano a cambiare, iniziano appunto ad arrivare anche nuvole sulla nostra regione, un po' di variabilità, aria un po' più umida e le temperature rientrano un po' in quella che è ormai la parte diciamo iniziale di novembre, con valori che scenderanno di alcuni gradi, quindi più umidità, nuvolosità in arrivo, questo sia nella giornata di domani e poi anche nel giorno successivo di San Giusto, e piogge poi con un peggioramento più marcato venerdì mattina quando arriverà un fronte abbastanza veloce dall'Atlantico.